Lo so, state tutti aspettando lo speciale per i 10.000 iscritti. Arriverà, il problema è che a quanto pare i corrieri consegnano molto lentamente in questo periodo. Non posso dirvi altro, però ci sono un po' di ritardi non dovuti a me. Anche io lo voglio fare questo video, ma non posso farlo. Nel frattempo ne faccio un altro di video, ma non ugualmente importante, ma molto importante. Ho aperto un canale di Twitch. Che cos'è Twitch? E perché faccio questo video per dirlo? Allora, intanto faccio questo video sia un po' per spiegare cos'è Twitch a chi non lo conoscesse, perché non è che uno può conoscere tutto al mondo, e un po' anche per dirvi che cosa cambia il fatto che io abbia aperto un canale Twitch. Essenzialmente niente, però voglio fare un quadro un po' generico sull'andamento del canale su YouTube e su come appunto questa modifica di Twitch influenzerà ciò che c'è su YouTube. Innanzitutto partiamo da una premessa importante, appunto: che cos'è questo Twitch? Essenzialmente, per capire bene, è come YouTube, ma dove fai solo video in diretta. Questo è Twitch. Per lo più sui videogiochi, uno streamer si chiama, sta lì, cioè un creatore di contenuti sta lì a fare la sua diretta per una, due, 10 ore e le persone lo guardano mentre gioca in diretta, mentre parla in diretta, mentre fa cose in diretta, ecco. Twitch ormai è una piattaforma molto conosciuta nel panorama dell'intrattenimento online, tanto che non dico che sta diventando o è diventata più importante di YouTube, però sicuramente è più utilizzata attualmente di YouTube. Questo perché? Perché è un tipo di intrattenimento diverso rispetto a quello che si può vedere su YouTube, gestito meglio anche da un punto di vista poi monetario per chi fa i grandi numeri su Twitch. Perciò molti decidono di stare su Twitch proprio perché guadagnano meglio e non devono fare il lavoro del montaggio dei video, che è un lavoro immenso e ci vuole tanto ad impararlo, quindi conviene alle persone iniziare a fare le cose su Twitch. Arriviamo al secondo punto importante: come mai ho deciso di creare un canale di Twitch? Come vi dicevo, su Twitch si fanno le dirette. Tutte le dirette che facevamo su questo, sul secondo canale, le sposteremo su Twitch. Questo vuol dire, ci torneremo anche meglio dopo, la serie di Lupo Solitario finirà su Twitch. Le partite che facciamo su Board Game Arena, magari porteremo anche tipo Tabletop Simulator o altri simulatori di giochi da tavolo, andranno tutte su Twitch. E anche le live che faremo in futuro, ovviamente non a cadenza settimanale, però le live che faremo in futuro su giochi da tavolo in cui noi giochiamo, per ora avevamo fatte una al mese, ma non si sa mai, tipo la partita Last Bastion eccetera, chissà, magari riuscirò a convincere gli altri a fare una live su Zombicide. Finirà tutto su Twitch, quindi ogni live che faremo da ora in poi la faremo su Twitch. Perciò io in descrizione vi lascio il link con il quale potete raggiungere la pagina, la nostra pagina di Twitch, che si chiama R4+, anche lì. E il logo è lo stesso qua di YouTube, però viola, perché il colore di Twitch è il viola. E con quale cadenza faremo le live su Twitch? La cadenza per ora, in questo primo periodo, sarà regolare per quanto riguarda le live di venerdì sera. Quindi ci sarà sempre, come ho fatto nell'ultimo mese e mezzo, ci sarà una live ogni venerdì sera alle 21. Questa è una live di un paio d'ore, questa è, diciamo, l'appuntamento fisso settimanale. In più mi piacerebbe mettere almeno un altro appuntamento in cui giochiamo a seconda di chi c'è, a qualche simulatore di giochi da tavolo online. Il problema è che adesso non è molto chiaro, in realtà non è chiaro per nessuno, ma rinizia un po' il lavoro. Perciò non è che posso darvi un appuntamento, cioè non ho proprio fisicamente uno spazio fisso. Essendo un libero professionista, non ho uno spazio fisso in cui posso dirvi quel giorno a quell'ora posso portarvi sempre una live. Perciò vi aggiornerò via via su quando ci saranno le live settimanali, se riuscirò a farle, se riuscirò ad incastrarle da qualche parte. Quindi, riassumendo, una live il venerdì sera alle 21 e un'altra generica. È bene sottolineare che il fatto che porterò le live su Twitch non implicherà assolutamente niente sui contenuti normali del canale qua di YouTube. Perciò uscivano due video a settimana, uno il lunedì e uno il giovedì, entrambi alle 11 di mattina. Usciranno due video a settimana, uno il lunedì e uno il giovedì alle 11 di mattina. Su YouTube non cambierà niente, non ci sarà più la live. Non è un qualcosa che diminuisco l'attività su YouTube per portarla su Twitch, anzi per me sarà un aumento del lavoro che non so come farò a fare, però
in qualche modo ce la dovrei fare. Peraltro mi farebbe anche piacere su Twitch provare a portare anche qualche contenuto un po' differente. Che cosa intendo? Cioè, esistono dei videogiochi sul mercato, io sono anche un appassionato dei videogiochi, esistono dei videogiochi sul mercato che sono molto vicini al mondo dei giochi da tavolo. Ad esempio, mi farebbe piacere portare una miniserie di video su For the King, per chi lo conoscesse, per chi non lo conosce. È un gioco, appunto, un gioco di ruolo che è molto molto gioco da tavolo, essenzialmente è un gioco da tavolo fatto a videogioco. Perciò penso possa piacervi, anche se non è proprio un gioco da tavolo classico, però penso possa piacervi come tipo di intrattenimento. Proverò, vedremo se poi appunto va, se poi vi piace, se va tutto bene, però è un'idea la mia, quindi guardiamo se ce la faccio a metterla in atto. Ora che abbiamo visto quindi l'annuncio principale del video, apro il canale di Twitch, Lupo Solitario. Lupo Solitario, ci tengo a fare una piccola parentesi perché è una serie che mi sta piacendo tantissimo da portare insieme a voi. Il venerdì sera ci divertiamo un sacco durante le live, merito anche delle battute terribili che fate durante la live, però ci divertiamo un sacco ed è bellissimo fare i libri game in diretta. Secondo me è anche più divertente che giocare un gioco da tavolo e voi che ci vedete, perché voi non potete interagire, invece con il libro game voi siete lì, fate le scelte insieme a noi, a me, perché ci sono solo io, fate le scelte insieme a me e andiamo avanti nella storia. Mi piace un sacco come format, però visto che le serie su YouTube non vanno avanti, appunto anche quella finirà su Twitch. Questo vuol dire però che su YouTube non porterò più Lupo Solitario? La mia idea sarebbe, non con appuntamento settimanale, magari mensile, di riprendere le dirette che ci sono su Twitch, scaricarmele e montarle per poi metterle su YouTube. Perché ho letto alcuni commenti che dicevano: guarda, sì, è bella la live, però è bella da seguire in live. Dopo è un po' lenta da recuperare, perché non puoi fare effettivamente le scelte e devi aspettare che gli altri le facciano. Quindi un format montato potrebbe piacervi di più. Voglio fare questo tentativo, voglio vedere se vi piace. Perciò prendere la live, montarla, invece di 2 ore di live su una puntata di Lupo Solitario, magari ne faccio 15 minuti. In questo modo è più dinamico, più divertente, magari anche chi non ama particolarmente i libri game potrà trovarlo più interessante. È un tentativo che farò, se non vi piace come serie, poi vabbè, la continueremo su Twitch e su YouTube, amen, nel senso, la lasceremo andare, magari caricherò le live sul secondo canale, ora vedremo, questo è una cosa che devo decidere, però sicuramente su Twitch per ora la continuiamo, la serie di Lupo Solitario. Ok, vi ho detto tutto ciò di importante che volevo dirvi con questo video, cioè è un messaggio abbastanza semplice: apro il canale di Twitch, seguitemi su Twitch e così siamo tutti contenti. Però voglio fare ora alla fine di questo video una brevissima guida sul come funziona Twitch per chi non lo conoscesse, proprio perché non è scontato che tutti conoscano Twitch. Perciò, innanzitutto, Twitch, come vi dicevo, è un sito come può esserlo YouTube, perciò se non siete ancora iscritti su Twitch, voi andate su www.twitch.it e vi troverete di fronte ad una schermata che peraltro vi tartasserà con video in diretta su videogiochi di cui magari non ve ne frega assolutamente niente. Non preoccupatevi, voi andate sulla parte in alto a destra dove c'è scritto iscriviti e l'iscrizione è gratis, è come YouTube, cioè voi vi iscrivete con nome utente, una password, l'email per il recupero della password, per l'iscrizione, per la conferma, fine, cioè è un'iscrizione a un sito qualsiasi. L'unica particolarità è che il vostro nome utente non potrà avere spazi, se non ricordo male, cioè voi dovete scegliere un nome utente tipo Gian Filippo, non può essere Gian staccato Filippo, deve essere Gian Filippo tutto attaccato, per dire. Una volta iscritto a Twitch voi potete seguire chi vi pare. Che vuol dire seguire? Seguire è un po' come l'iscrizione su YouTube. Su YouTube te vai sul canale, metti iscriviti e da quel momento in poi ti arrivano tutte le notifiche, teoricamente, poi YouTube non è molto puntuale, ma ti arrivano le notifiche quando esce un nuovo video su YouTube. Su Twitch funziona nello stesso modo. Te segui, c'è proprio un cuoricino, quando te vai su un canale, pigi su segui e quando quel canale va in live, cioè inizia la diretta, arriva una notifica che ti dice: guarda, puoi seguirlo in diretta. In particolare, per seguire il nostro canale, per seguire Al 4+, voi dovrete cercare fra la lista di o cliccare il link in descrizione, fate prima, se no cliccare sulla lista di canali, fai cerca Al 4+,
cliccate sul nostro canale e poi cliccate su segui, così siete sicuri di non perdervi le live, anche magari ne faccio una in un momento del tutto casuale senza avvertire, così sapete che ho iniziato la diretta. Se volete scrivermi cose durante la diretta, sulla destra, ora io parlo della versione computer, sul cellulare immagino sia diversa, ma non ho mai usato Twitch sul cellulare, quindi non lo so, sul computer sulla destra c'è la chat, cioè proprio come durante la diretta di YouTube voi potevate scrivermi messaggi durante la diretta, anche qua sulla destra voi cliccate, scrivete quello che vi pare e mi arriva il messaggio, io vedo quello che mi state scrivendo. Perciò non è difficile da comprendere come funziona Twitch. La particolarità di Twitch è che rispetto a YouTube ci saranno delle pubblicità, pubblicità che non danno niente a me, iniziano a dare a qualcosa a chi fa i video, le pubblicità quando uno diventa super mega famoso su Twitch, però tipo a me quelle pubblicità che vedrete che vi daranno molto fastidio non daranno niente, è un peccato, però per il resto Twitch è molto più comodo di YouTube per vari motivi. Se voi volete recuperare un video di una live passata, magari ho fatto la live sul lupo solitario, non siete riusciti a riprenderla in diretta, volete però riguardarvela successivamente, su YouTube si può fare anche su Twitch. Su Twitch i video rimangono online solo per 14 giorni, cioè se voi dopo 15 giorni volete rivedervi quella live non esiste più, per questo forse o le faccio montate o le ricarico sul secondo canale. Nel giro di quei 14 giorni voi potete andare su video, sulla sezione video, e lì troverete, ora qua non c'è niente perché ancora non ho fatto video, troverete la lista dei video che sono stati fatti. Bene, questo è il funzionamento di Twitch. Twitch è da molto che c'è sul mercato e volete sapere ad esempio perché molti si stanno trasferendo da YouTube a Twitch? Noi non lo faremo perché a me piace montare i video, se vado su Twitch non potrei farlo, però volete sapere perché molti si trasferiscono ad esempio da YouTube a Twitch ultimamente? Perché su Twitch si guadagna molto molto meglio. Ora no, non noi, perché facendo una live a settimana non guadagniamo niente, ma su Twitch ad esempio la donazione, se fate una donazione il 100% della donazione va a chi la fate, su YouTube circa il 50% va a chi la fate. Non solo, in generale i criteri per poter iniziare a guadagnare su Twitch sono molto più tranquilli di quelli per poter iniziare a guadagnare su YouTube, perciò molti dicono ok, chi se ne frega di perdere tempo a montare video e vado direttamente su Twitch. Ripeto, noi rimarremo su YouTube con il solito orario, però ci tenevo a dirvi questa piccola curiosità, magari vi foste domandati come mai molti stanno andando su Twitch. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, ci vediamo domani sera alle 21 su Twitch, quindi seguitemi su Twitch proprio per non perdervi la live di domani sul lupo solitario, che continuiamo il secondo libro, cerchiamo di non morire, nella scorsa live siamo morti male a un certo punto a causa di una trappola avvelenata. Perciò appuntamento domani alle 21, in generale il venerdì alle 21. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video di aggiornamento. La prossima settimana dovrebbe uscire veramente questo speciale per i 10.000 iscritti, e me lo auguro con tutto me stesso, perché insomma cioè io voglio farlo questo speciale, però perché i corrieri non consegnano? Per favore. Ciao a tutti!